Cari amici e amiche del Titolo TV, benvenuti di nuovo in una nuova puntata. Oggi è venuto piacevolmente, con grande affetto, un nostro ospite. Abbiamo un ospite di nome Aldo Bergamaschi, attore, ballerino, cantante, diciamo ha un carnet, un'esperienza a livello nazionale che non è da pochi. Grazie Aldo e benvenuto tra i nostri studi. Grazie, ciao Donato, grazie. Senti, la tua testimonianza è importantissima perché comunque nella tua carriera chi può anche andare a vedere la tua biografia è abbastanza colmata di esperienze televisive, teatrali, musicali. Tra queste tre passioni, se tu dovessi fare una tua personale classifica, in che ordine li metteresti? E metterei sicuramente al primo posto il cantante, al secondo posto la recitazione, l'attore, e poi il ballerino lo escluderei perché quello è stato un errore della Rai che ha impostato questa mia caratteristica inesistente in effetti, quando ancora facevo caramba che fortuna. E non ho mai fatto il ballerino, non ho mai studiato danza e quindi lo escluderei. Però diciamo, sono molto orgoglioso per quanto riguarda la mia voce e una discreta, diciamo, preparazione nel campo, di recitazione. Quindi diciamo la tua carriera là, quindi si fonda sulla televisione. Ho letto anche dalla tua biografia a livello teatrale, no? Sì, ho iniziato tanto tempo fa, diciamo più di 20 anni fa, con la recitazione in teatro. E da lì, diciamo, è nata questa passione per la recitazione, anche perché non avendo fatto nessun tipo di scuola di recitazione, però ho fatto tanta gavetta, quindi ho fatto svariate commedie musicali e musical che mi hanno, diciamo, formato sufficientemente, insomma, in questo campo. Diciamo che me la cavo abbastanza bene, insomma, sono molto improvvisato, nel senso che, diciamo. Va bene. L'autodidatta hanno scoperto poi in una ricerca che l'autodidatta è quello che colui non ha schemi mentali a livello scolastico, nel senso che fonda tutto sulla sua creatività, no? Poi avere una creatività e le passioni si fondono assieme e escono dei buoni prodotti, no? Certo. Senti, mi ha colpito una cosa molto particolare perché tu, la tua carriera dal teatro, passiamo alla musica, facciamo un po' saltimbanchi oggi. Dalla tua carriera teatrale, televisiva alla carriera musicale, mi ha colpito che tu hai fatto un esordio in Spagna nel lontano 95, se non sbaglio, come data? Sì, 95, esatto. 95, e ti sei presentato con un tuo single e spero di pronunciarlo correttamente, Hogan Don Feeling, Uga Chaga, Uga Chaga. Questo Donne single, feeling. sì, questo single praticamente entra in maniera prorompente nella classifica spagnola, si attesta al quinto posto e vende più di 270.000 copie. Ma te l'aspettavi un esordio del genere? No, assolutamente no. Diciamo che è stato un colpo di fortuna perché praticamente il mio singolo, il mio promo si trovava casualmente sulla scrivania di questa discografica Max Music, credo che fosse, sì, perché si parla del 95, non ricordo bene, la Max Music, sì, era lì sulla scrivania e praticamente entrò il direttore della Corte Inglese, che sarebbe questa grande catena commerciale spagnola, perché stava aspettando appunto un pezzo per fare la promozione della sua catena, diciamo della catena di questi grandi supermercati. E il fatto volle che praticamente questo pezzo non era ancora pronto e vide sopra la scrivania questo pezzo, questo CD, e chiedendo, diciamo, al direttore della discografica, dice: che cos'è questo pezzo qua? No, dice: qua è un italiano che dobbiamo praticamente far uscire questo singolo, me lo fai ascoltare? E glielo fece ascoltare e decise di punto in bianco: questo qua è il pezzo che praticamente la canzone che pubblicizzerà, diciamo, nelle radio la Corte Inglese. E da lì è cominciato ad andare su tutte le radio nazionali, diciamo, spagnole, e ovviamente una tiratura così alta non ha fatto altro che pubblicizzare il pezzo e nell'arco di pochi mesi è entrato in classifica. Dopo circa 7-8 mesi era già al quinto posto, sia lo Cuarentas Principales, che è una classifica spagnola molto riconosciuta, e da lì cominciai appunto questa mia, diciamo, tournée, diciamo, in Spagna, in tutte queste discoteche,
diciamo in tutte le discoteche principali spagnole, da Madrid, Barcellona, Valencia, Toledo, e feci un'estate praticamente avanti e indietro. Quando hai avuto modo di focalizzare che era pura realtà quello che ti stava succedendo? Mi sono reso conto quando ero in una discoteca grandissima, adesso non ricordo il nome, a Madrid, e sotto c'era un pubblico straordinario dove praticamente queste ragazzine, che erano diventate ormai fans, non della mia immagine ma del pezzo, perché a me non mi conoscevano, perché sul disco non c'era rappresentata la mia foto, quindi loro erano innamorate di questa canzone, che tra l'altro era anche una cover, e lanciavo praticamente i vinili, perché a quei tempi c'era il vinile che andava, e lanciavo i vinili sopra il pubblico praticamente, avevo pacchi di vinile così che li lanciavo a discapito della gente che era sotto, e comunque riuscivo ad accontentare. Lì mi sono reso conto di che successo ha fatto questa canzone. Beh, in questo caso mi viene d'obbligo la domanda di dire quanto gioca in questi casi il destino, la fortuna, delle concatenazioni. Cioè, sembra come se ci fosse un disegno quasi divino quando succedono queste cose qua, no? Guarda, su questa cosa tocchi un tasto veramente importante, nel senso che io ci sto ancora studiando sopra il fato, no? Sopra questa, chiamiamola fortuna, chiamiamolo disegno divino, chiamiamola come vogliamo, ma comunque io penso che ognuno di noi faccia parte di un disegno, diciamo, divino. E probabilmente io in quel momento mi ci trovavo proprio a fianco. Capitava a ciccio, come si dice in quel momento, anche perché quel periodo lì è stato uno dei periodi più belli della mia vita, e ovviamente alternato, no, in vari periodi. Adesso non so per quale motivo, insomma, ci siano questi alti e bassi, ma questo fa parte della vita di ognuno di noi. Però quello lì è stato veramente un bel periodo dove tutto quello che toccavo si trasformava in oro. E poi ovviamente ci sono stati dei momenti più bassi, è un grafico della nostra vita che praticamente sale, scende, sale, scende, sale, scende, e come in questo momento che per esempio per me sta salendo, questo grafico sta salendo, non so fino a che punto salirà, ma io sono ben contento di vivere questo momento, vivermi in questo momento e vedere fino a dove arriva. Senti, ti faccio quattro nomi dello spettacolo: Raffaella Carrà, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Lorena Bianchetti. Cosa rappresentano per te questi personaggi? Questi personaggi rappresentano per me un pezzo della mia storia, vita personale. Ho avuto la possibilità di lavorare moltissimo con Raffaella Carrà, con la quale mi sono trovato veramente bene, perché ho fatto tre programmi televisivi. Il primo nel lontano 89, che ero quasi un bambino, e feci Il Principe Azzurro con lei, e poi feci Caramba che Fortuna nel 2001, credo, e poi feci Sogni nel 2003-2002. E quindi con lei ho avuto modo di lavorare per molto tempo, l'ho conosciuta, una donna straordinaria, sia nel privato che come artista, che la conosciamo tutti. Poi c'è, al secondo posto metterei praticamente Maria, perché con Maria ho avuto modo di fare questo programma che è Uomini e Donne, che fu la prima edizione di Uomini e Donne, parliamo nel 2003, quando esordì con Costantino sì, Costantino, gli altri non me li ricordo, comunque per capirci, insomma, aprimmo questa edizione come corteggiatori, dopodiché lì ebbi l'opportunità di poter proseguire come corteggiatore, ma purtroppo ci fu un evento che mi deviò da questa cosa qui, dall'accettare questa proposta di Maria. Maria è stata una persona molto speciale per me, perché mi ha dato una grande visibilità, una grande opportunità, e dopo sono stato io purtroppo ad interromperla per una scelta mia personale, però lei è sempre stata disponibile, ancora oggi mi chiama appunto per collaborare con lei, ma adesso in questo momento sto cercando di portare avanti ciò che riguarda il canto. Lì per Uomini e Donne, insomma, è come se per me fosse un po', diciamo, una replica, no? Ripetermi ancora, anche se la proposta è molto allettante, sarebbe anche di grande visibilità, però io voglio puntare su qualcosa di fisso, qualcosa che, e non perdere, diciamo, l'obiettivo, perché poi magari mettersi in più cose contemporaneamente magari si va a finire che non si arriva bene all'obiettivo. Giustamente.
Senti, tu hai detto Maria De Filippi e musica. In entrambi sfocia la parola talent. Sì. Visto la tua esperienza a livello musicale e anche a livello televisivo, secondo te oggi imporsi in Italia a livello musicale necessita per forza un passaggio obbligato dei talent? Beh, diciamo adesso che il talent è diventato quasi una moda, no? Adesso è l'era dei talent, quindi secondo me non necessariamente un artista deve passare attraverso questa cosa. Un artista innanzitutto deve crescere in base alle proprie capacità e alle proprie, diciamo, ai propri sogni, no? Al proprio talento. Poi, come si dice, tornando al discorso di prima, se facciamo parte di un disegno divino a nostro favore, sicuramente quel talento uscirà fuori. Mi rendo conto che oggi, rispetto ai tempi passati, ci sono molti più talenti, perché evidentemente c'è un'evoluzione in generale. Parliamo a livello spirituale, a livello tecnologico, insomma, tutto va a favore, diciamo, a questa espansione artistica. Cioè, una volta, negli anni 60, si contavano sulle dita, diciamo, gli artisti, i cantanti, no? Tra Morandi, Ranieri, Celentano, erano tutti lì. Adesso ce ne sono dietro ogni angolo. E Può ci sono. essere, ti blocco un attimo, scusami, può essere anche dovuto alla massima esposizione mediatica, perché le tecnologie, insomma, uno ormai diventa famoso anche mettendo un video su YouTube. Penso proprio di sì, perché l'esposizione mediatica, come dici te, praticamente è come mettere a disposizione uno specchio, no? Al ragazzo, al giovane. Che una volta non c'era. Adesso i ragazzi con la tecnologia si mettono davanti al computer, imitano i grandi cantanti e magari si rendono conto che hanno una voce straordinaria e anche non volendo magari tirano fuori un qualcosa di inaspettato. Ci sono dei talenti, ci sono dei ragazzi anche per strada che meriterebbero sicuramente di più, però è così. Adesso ce ne sono tanti, non c'è spazio solo per pochi. E di qua va appunto la canzone Uno su mille ce la farà, come dice Certo. Gianni Morandi. Vero, E vero. chissà, vediamo un po'. Comunque sì, in effetti è vero. Posizione Senti, mentale. io proprio l'esposizione mediatica, no? A me, tu dici, hai parlato di imitazione dei cantanti. E tu hai avuto anche delle esperienze teatrali. Se dovessi, cioè, se dovessi identificare i cliché attuali della società. Per quello che ci impongono, secondo te si è più attori dentro o fuori da un palcoscenico? Ma l'essere umano è nato attore. Siamo tutti attori, dentro, fuori, sopra e sotto, avanti e di dietro. Viviamo, secondo me, io vedo la vita come un grande palcoscenico. Poi c'è il palcoscenico privato, dove noi fingiamo di fronte ai nostri cari, di fronte ai nostri amici, solo che lo facciamo in maniera spontanea, no? Lo facciamo in maniera spontanea e lo facciamo per noi stessi. Quindi lì, in questo momento, in quei momenti lì, noi siamo i più grandi attori del mondo. Ci facciamo condizionare semplicemente da una telecamera, quando sappiamo di essere ripresi, allora lì c'è il condizionamento in cui l'essere umano diventa un fantoccio, non sa più cosa dire, non sa più cosa fare. Ma in effetti, noi se ci rendiamo conto, infatti, secondo me la tecnica migliore, oltre a nulla togliere alle grandi scuole di recitazione, per carità, la spontaneità, il fregarsene della telecamera, di chi hai davanti le telecamere, chi hai dietro le telecamere, fa sì che tu possa essere il più grande attore del mondo. Io l'ho provato personalmente, l'ho provato, diciamo, sia sul palcoscenico nei teatri che davanti alla telecamera di fiction o film, ed è così. Mi sono sempre immedesimato come se fossi da solo, in effetti. È come se in quel momento vivessi praticamente quella scena realmente, e da lì nasce la spontaneità, nasce la cosa più spontanea e naturale del mondo, la recitazione. Quindi, riassumendo, noi siamo tutti grandi attori di noi stessi, a prescindere da dove ci troviamo e da cosa facciamo. Proprio rimanendo in tema teatrale, no? Ti faccio una domanda così tipo alla Gigi Marzullo. Dovessi interpretare il ruolo di Aldo Bergamaschi, in che contesto scenografico lo inseriresti e come lo interpreteresti? Bella domanda. Io lo interpreterei sicuramente. Sono un po'
Primo la location, identifichiamo la location, non andiamo per dettagli. In che location sarebbe un palcoscenico teatrale, televisivo, musicale? Dopodiché, come lo interpreteresti, ovviamente, in base alla prima scelta? Ah, io penso che mi ci ritroverei in tutti e tre. Diciamo che come location io tornerei un po' più indietro, perché sono un po', diciamo, non malinconico, nel senso che a me piacciono un po' i tempi passati, no? Dove tutto era molto più rallentato, non era tutto veloce come adesso. Quindi mi trasferirei un po' negli anni 60. Gli anni 60, anni 70, dove la vita era più naturale, più semplice, e lì mi vedrei come un attore, un po' come Albano, quando faceva i suoi film dove ci metteva anche la canzone, per esempio, no? Che si vedeva la scena del film e poi lui partiva a cantare. Queste cose non esistono più, cioè esistono magari nei musical, nelle commedie musicali, ma qui, ecco, mi vedrei un po' in una scena del genere. Sono un po' così, sono un po' tradizionalista, vorrei che il tempo si fermasse perché un po' mi spaventa, no? Questo correre, no? Dell'evoluzione, questa frenesia che c'è fuori da casa nostra. E mi vedrei così sia per quanto riguarda il teatro, sia per la televisione. Per la televisione, per esempio, mi piacerebbe moltissimo fare un itinerante, no? Viaggi in tutto il mondo, scoprire culture diverse, cose varie, nelle tradizioni, nella culinaria, dato che sono diciamo, un discreto cuoco, mi piace cucinare. Beh, ti potremmo vedere benissimo unire le due cose in un tipo un Pechino Express, no? Sulla Chissà, carta. chissà. Invece mi sa che da correre ce n'è parecchio, perché lì sono sempre a correre dalla mattina alla sera chiedendo autostop a destra, a manca, poi in una lingua che non è neanche la loro, quindi immaginiamo che... Hai ragione, A me piacerebbe vederlo dietro le quinte cosa succede poi. infatti è quello, hai ragione, perché ho già avuto occasione di notare, di vedere come si lavora dietro le quinte. Veramente c'è tanta frenesia, no? Perché a me piace prendere soltanto la bella copia, no? Delle cose, quindi. Senti, visto che siamo ormai che i tempi diventano ristretti, a noi è fatto piacere enormemente di averti tra i nostri studi. Ci lasci con qualche progetto futuro, sempre se ce lo puoi dire, scaramanticamente, su che cosa stai lavorando, che cosa ti vede impegnato? Sì, non posso anticipare il titolo, ma comunque in ogni caso sto lavorando su un singolo. Sarà molto estivo, molto spagnoleggiante, quindi giusto come tormentone, ovviamente sperando che vada. Questo lo dirà la gente. E oltre a questo film, praticamente ho intenzione di riprendere ciò che ho lasciato qualche anno fa, appunto, Provini, per quanto riguarda fiction, film. Insomma, ecco. Adesso mi sto organizzando. E comincerò questo tour, diciamo. Come una volta, e vediamo un po' che frutti porterà il mio fato. Diciamo che sfondi una porta aperta perché insomma la musica spagnoleggiante è un bel po' di anni, no? Che padroneggia nel periodo estivo, quindi sulle spiagge italiane, no? Vero, sì. Poi ho sempre fatto canzoni spagnole anch'io. Diciamo che tutte le canzoni che ho inserito anche nei miei CD passati, ho sempre fatto le versioni spagnole. Sono sparite perché non ci sono in commercio, perché gli ultimi CD si sono volatilizzati, non so neanche chi li ho regalati, ma comunque, insomma, ho sempre cantato spagnolo e mi sono sempre divertito. Quindi adesso, questa volta, ci sarà un CD che rappresenterà proprio la prossima estate 2017, e vediamo se verrà apprezzata. Guarda, noi invece ti apprezziamo per la tua disponibilità e gentilezza e cortesia che hai dimostrato nei confronti del Titolo TV. Ti ringraziamo, ci diamo appuntamento, lasciamo una porta aperta magari con un altro appuntamento, un altro approfondimento più in là. E grazie ancora Aldo di essere stato tra i nostri ospiti. Graditi ospiti. Grazie a te Donato, veramente, grazie, molto gentile.